Bentornati carissimi amici su Briciole di Storia e oggi parliamo dell'elettricità del tempo che fu o qualcosa del genere. Sicuramente, molto tempo fa. E di che anni stiamo parlando? Stiamo parlando di qualcosa che può essere intorno al 67-68. Sicuramente sì, lo so con certezza perché questo qui faceva parte di un plastico con trenini Lima, facciamo pubblicità, ci danno qualcosa? No? Sì, sì, treni interi. E che faceva andare il trenino elettrico e c'era poi tutti i binari, compagnia bella. Allora, prima cosa che noto è una forma abbastanza inusuale per una spina, ma mi salta all'occhio il fatto che c'erano solamente due e non ci sia la terra. Non c'è manco per sogno perché non si usava, non c'era, devi stare attento. Ah, devi stare attento. Ecco. E poi che questa è bachelite. Vi assomiglia moltissimo, adesso io non però molto più sì che no. Il cavo non ha una ricopertura, una guaina che copre i due fili, perché adesso ci sarebbe un altro cavo sopra che copre questi qui, più in piccolo, ma che ne fa diventare unico. E anche questo è diverso. E leggiamo un clamoroso made in Iran. In quel periodo ho vissuto per un certo periodo in Iran e quindi comprovavamo lì queste cose, che erano non particolarmente indietro, cioè queste cose più o meno si compravano uguali anche in Italia. L'Iran a quel tempo non era uno stato abbastanza tendenzialmente moderno e quindi non cosa da non era, fare, però io la faccio. Non era vetusto. E anche questa, nella sua cacciavite, semplicità. Questa è in plastica invece. Però tre buchi, quindi qui c'è la terra. Eh no, c'è una vite in mezzo che serve per. Quindi niente terra. Niente terra, qui. No, non c'è. Anche terra. Perché se il filo è da due non servirebbe niente che ci fosse. E anche qui abbiamo un interno che è fatto anche abbastanza bene. E questo è di nuovo tipo bachelite. Quello lì sembra bachelite sicuramente. Questo mi dà meno l'impressione del pericolo, a parte il fatto che manca la terra. E anche questo da qualche parte ci deve essere scritto Made in Iran. Piccolo Made in Iran. Quindi qualcosa di elettrico, qualcosa di vintage e qualcosa di anche esotico. Facciamo la prima volta che facciamo cose esotiche. Elettricità esotica. Non è vero, abbiamo fatto anche i batik che sono esotici. Sì, no, abbiamo fatto più cose sicuramente. Mi ha fatto cosa dell'Etiopia, quindi. E quindi facciamo vedere il funzionamento in pratica. Beh, non è così, ma è comunque. No, il contatto spina avviene con un'altra spina in questi due morsetti, anche abbastanza stretti, nel senso. Un po' elastici. Dove funzionava? Naturalmente devi stare attento perché se sbagli. Muori. Ti prendi la scossa. Se prende la scossa e. Ricordo di averla presa qualche volta. Non è piacevole. Che non sia troppo pernicioso. No, assolutamente. E questa è una cosa. E con questo, mentre riavvitiamo simbolicamente, è una cosa di chiusura e salutiamo tutti i nostri amici ricordandogli di iscriversi numerosi a frotte e di guardare i video e mostrarli agli amici. Assolutamente. E su questo vi salutiamo. Ciao!